Ma ora, come minacciato, è il momento della Coppa Rimetti. Conoscete questa manifestazione da tanti anni. Il peggio della musica italiana, diciamo che gareggia per arrivare poi a uno scontro finale, a una finalissima, e quindi all'elezione della canzone più ripugnante dell'anno. E beh, è Coppa Rimetti. Ognuno sta sulla terra con l'orecchio trafitto da un sol diesis, ed è subito Coppa Rimetti. Siamo stati in dubbio fino alla fine se fare o non fare questo spazio, se molti ci hanno chiesto la Coppa Rimetti. E allora noi abbiamo detto sì, est vox populi, est vox dei. Ma certo. E allora, amici, Coppa Rimetti, due brani ripugnanti, segnalati da voi, si affrontano in questo straordinario campionato che da oltre 10 anni è diventata una pietra miliare del nostro programma. Emiliana. Allora, attenzione, partiamo da... Questo amore che va, hey 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 hey, che va amore che sarà, è l'amore che va, dai monti e le pianure, è l'amore che va. È l'amore che va dal tramonto all'alba e va per questa vita che è donna. E sarà che l'uomo che è lui, colui che va. Cielo infinito che dalla pianura ai monti e al mare che sa d'amore, è l'amore che va, è l'amore che sarà, è l'amore che va, è l'amore che va, dal tramonto all'alba. Che sarà per sempre. Pietà, pietà, signore! La donna Dio ti uccide coi suoi principi, mondo di ricca scorta, peso di suoi sevizi e conto. Di conto, amore torto, a torto tuo di torto. No, 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 signore, la donna Dio ti pesa dei suoi confini, ascolto di mondo sopra mondo, e poi ti infila il fiuto del suo scompenso, ascolto. Ascolto, da te dosato molto, a mio digiuno aspetto, a mio digiuno compito, di vita solo corso, di luce, di frastuono, di Dio consiglio, ascolto. No, 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 signore, la donna Dio ti uccide coi suoi pesanti semi, di sua ragione seme, di giusta via di corso. No, 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 signore, la donna Dio ti pesa di accuse e di riposo, di solo smercio sequo del nome tuo, signore. No, 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 signore, la donna Dio ti pesa dei suoi confini, peso di luce, amore, guida, di voce, suono, ascolto, moralità di corso. No, 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 signore, la donna Dio ti usa per scopo di riuscita, a sua riuscita uscita da un mondo nefandezza, e darti poi l'aspetto di corsa d'universo, di angelo ti aspetto, e niente conto abuso, di uso donna abuso. No, no, signore, la
la donna Dio è un abuso, è di abuso di riuscita, a nome tua riuscita. No, no, signore, la donna Dio è comando e ti dispone aspetto, di suo comando aspetto. No, 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 signore, sì, 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 signore, la donna Dio comanda e io non sono frutto di negazione uso, di negazione aspetto, di negazione urto. Sì, 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 signore, la donna Dio, sì, sì, signore. Cristiano sta bene a casa, con la famiglia, con le croci rovesciate e la batteria. Città, che bella città, nella città, ah, Cinecittà, oh oh oh, Cinecittà, che bella città, nella città, ah, Cinecittà. Qualcuno cammina sulle acque con un motorino rotto che ogni tanto fa un botto. Cambiano le carte in tavola con un asso nella manica, moltiplicando i pesci e pure i fessi. Gli finiti in sala muoia, gli altri soffocati dalla noia. A Cinecittà, che bella città, nella città, a Cinecittà, oh oh oh, Cinecittà, che bella città, nella città, a Cinecittà. Con un po' d'amore di nascosto, con tanta paura addosso, come un cane senza osso, con la rabbia che ti scoppia, con la voglia di tutto che ti prende di brutto. Al Quadraro, che è un posto amaro, ho tramontato là per là un bar in un baccalà, ma tutto è rimasto lo stesso come fuori adesso. A Cinecittà, che bella città, nella città, a Cinecittà, oh oh oh, Cinecittà, che bella città, nella città, a Cinecittà. Le macchine e gli stereo passano di proprietà con molta facilità. A Cinecittà fioriscono i casermoni come tante prigioni, l'acqua si tramuta in buchi, troppi negozi, troppe luci, senza soldi a Cinecittà, senza far niente a Cinecittà. A Cinecittà, che
che bella città, nella città, Cinecittà, oh 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 Cinecittà, che bella città, nella città, oh, Cinecittà. Non c'è niente di divertente da fare se non stare ad aspettare e guardare quelli che al centro prendono il tè, affermando che abitare a Piazza Navona è una questione di atmosfera, specialmente la sera, la sera, la sera. Abitare Cinecittà invece è una questione di abitare Cinecittà invece è una questione di fedeltà. Cinecittà, che bella città, bella città, oh, 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 Cinecittà. Il primo brano, sono due brani nuovi, due donne, due prime donne, due first lady che si affrontano. Sì. La prima è Christy, Ami Christy. Ami Christy? And ma che bad... domanda, Ami Christy? Ami Christy, sempre sia lodato. Ami Christy and the Bad Sisters Ai. Cantano Sì, lo so. Ma cosa? No, sentiamo. Vai Ami, dopo Ami Stewart, Ami Christy. Sì, lo so. Lo sì. Sa. Ma che cosa, scusa? È una pazzia amare te. Grazie. È vero, è vero. Tu non sei un uomo. E che? Un portavasi. Tu non sei un animale. È una bicicletta, e cos'è lui? Ma c'è qualcosa in te. In te che c'è? Particolare. Questo lo credo, Che mi fa bruciare. Bruciare, sì. I microprocessori. Ah, sì. Ah, saperlo prima. Sei fulminata, sì, quindi. Lo so. Lo sa. Quando mi fai quell'interfaccia. Gli fai l'interfaccia pure tu. Quando mangi la focaccia. La focaccia. Con l'interfaccia. Vorrei scansionarti, sì, tutto. Tutto, ti scansiona tutto. C'è un doppio senso. Fronte, retro. E fronte anche retro. Se si potesse solo fronte sarebbe meglio. Toner. 1000 dpi. Sì, senz'altro. Fronte retro. Fronte a retro. 2000 dpi. Sì. Senz'altro. Fronte. Abbiamo capito, solo fronte sarebbe meglio. 2000 dpi. Sì, ma solo fronte se si potesse, insomma. Prego. Sì. Lo so, lo so, lo so. Lo sa. Oddio, che fastidio. Ho voglia di toccare il tuo corpo. Grazie. Io la interromperei qui. Extraterrestre. Ah, c'ha il tentacolo. Anche se. Sì. Anche se. Nelle tue vene. Che c'è? Non scorre sangue. No. Però se c'è il tentacolo. Finestre. Poltiglia verde. Fronte retro, mi raccomando. Grazie. Signorina. Ami Christy si scontra con un gigante. Grazie, basta. Ecco, comunque il consiglio è cambi pusher, sì, perché non gli fa bene. Non fa bene, no. Allora, attenzione, questo brano sì. si scontra con un veramente un gigante. Una vecchia conoscenza del ruggito del coniglio. Maria Sole ci regala, è un brano, mandatevi ai bambini per cortesia, sì, è un brano impressionante. La donna, Dio, nonno, signore. Oh mamma. Questo è il titolo, vai Maria Sole. Un'enciclica, che è? Ti prego. Maria Sole. Pietà, signore, mamma. La donna, Dio, ti uccide.
coi suoi principi, mondo di ricca scorta, peso, sì, ma... di sue sevizie conto. Chiamate l'esorcista, rispettosa. Di conto, amore torto, a torto, tuo di torto. Sì, di torto. No, 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 no signore. No, 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 che? La donna Dio ti pesa. Pesa, un po' pesa la donna. Fini ascolto, sì. Di mondo sopra mondo. Ma l'italiano poi come fa? Infila il fiuto. No, non mi infili il fiuto, per favore. Ascolto. Ascolto, da te dosato molto, sì. A mio digiuno aspetto, senz'altro. A mio digiuno compito, sì. Di vita solo corso, ma la donna pesa, mi scusi. Di luce, di frastuono, sì. Di Dio, sì. Consiglio ascolto. No, 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 no. La donna Dio ti uccide, ecco. Coi suoi pesanti semi, ah, di sua questi cosi, che c'ha davanti? Due meloni. Di corso, no. No, 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 per favore, no, no, no. La donna Dio ti pesa. Ti pesa, accuse di riposo. Esatto. Di solo smercio seco. Allora, del nome signora, tuo signore. Noi la stimiamo, però non è possibile. No, 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 anche io no. Dico no. No, signore. La donna Dio ti pesa. Ti pesa, ti pesa. Di poco da fare. Suoi confini peso. Peso, di luce, amore, guida. Senz'altro. Di voce, suono, no. Ascolto. Moralità di corsa. Grazie, basta così, Maria. Sole, grazie. Allora, certo, amici, sono un po' solate tutte e due. Devo dire che è un. Una si ispira all'altra. È un bello difficile. Scontro. Allora, niente. Vediamo, il vecchio o il nuovo? 800 050 222. A voi. Questo scontro tra. Pronto, buongiorno. Molto Maria Sole, buongiorno. Maria Sole, grazie. Forever. Ciao, 1 a 0, grazie. Maria Sole, grazie. Questa è fede, però. Fede, fede. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. 3, 2, 1, attacco, ciao. Ancora, andiamo avanti. Pronto? Buongiorno. Per chi voti? Agatha Christie. Agatha Christie non sei ancora candidata. Ami Christie. Ma... quando... Ami Christie, Agatha Christie. Vabbè, 1-1, ciao, ciao Agatha Christie. Ma come Agatha Christie? Ma... pronto? Buongiorno. Ciao. Ciao, per chi voti? Una lotta impari, Maria Sole. Maria Sole, 2-1, grazie. Paese ancora sotto shock, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ancora? Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, Maria Sole. E passa il turno. Passa il turno, Maria Sole, con la donna Dio, no, 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 signore. E quindi, fatevene una ragione, la riascolteremo. Ci siamo, torniamo da Sanremo, ma questo non ci ha tolto la voglia di ascoltare musica, naturalmente. No, 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 nonostante la sbornia musicale sia dura da smaltire, bisogna sapere scalare un po' la volta, anche, no? Anche perché se smetti di bere così, certo. Di colpo, boom, puoi sentirti male. Anche perché la Coppa Rimetti è una manifestazione, diciamo la verità, forse anche più prestigiosa di Sanremo. Alternativa, ma forse anche meglio, è vero. Due brani si scontrano, due brani nuovi. Sì. Allora, partiamo da il gruppo che si chiama La Tosse Grassa. La Tosse Grassa. Che ci propone Burzum. E vai, Tosse Grassa. Burzum. Burzum. Oh, oh, yeah. Abbastanza bello. Abbastanza bello. È un intro forte. Sì. Io non sono nervoso, lo è il mio esaurimento. Non sono un criminale, ma se insisti lo divento. Vedo legno, penso fuoco, vedo carne, penso sangue, vedo testa, penso croce, penso burzo. Mio... dovrebbe cambiare Busher forse, non lo so. Beh, ma forse già da un po' avrebbe dovuto farlo. Improvvisamente. Disco dance. Sì. Everybody needs a pulse for a pillow. Everybody needs a pulse. Everybody needs a pulse for a pillow. Quella bella ciofeca media. Che in Italia, diciamo, si incontra abbastanza di frequente. Beh, sono le radio, questi pezzi vanno forti. Everybody needs a pulse. Eccolo lì, Senti qui. Cristiano. È un amico suo, sarà. Con le croci rovesciate e la patria. No, le croci rovesciate sarebbe un po' satanista. Leggermente, mi scusi se. Grazie, Burzum, grazie. Portateli grazie, via. Burzum zum zum. Della Tosse Grassa. Ma veniamo a Maria Grazia Buccella. Com'è possibile? Ma come Maria Grazia Buccella? Buccella. E che ci canta la Buccella? Vabbè, il ballo del popò. Ma dai. Sentiamo, ballo del popò, Maria. Questo ballo nuovo lancerò. Questa sera col tatà mi voglio scatenare.
preoccupato. Cioè, mi mette l'ansia. Un po' sì. Poi mi ricorda Maria Sole. Quella follia. E però Maria Sole ha raggiunto una maturità artistica. Vabbè, certo, certo. Molto diversa, insomma. Devo dire un po'. Questi due brani non mi convincono, nessuno dei due, eh? Però, sai, in questo momento un po' rappresentano la follia dell'attualità. È un po'. Abbiamo avuto di meglio, diciamo la verità. Però questa settimana ci avete segnalato questi brani. E qui c'è proprio una jam session. Vabbè, si fa la musica quando non si sa più che dire alla fine. Sì. E certe volte è meglio non saper più che dire. Zan. Direi che può bastare, anzi che deve bastare. Grazie, amici, non è una scelta facile. No, perché ci rendiamo conto. È l'eterna lotta fra lo schifo e il più schifo, diciamo peggio, così. Sì. Però bisogna votare uno dei due brani. Che dire, chiamate l'800 050 222 ed esprimetevi per l'un brano o per l'altro. Pronto, diciamo, buongiorno. Una realtà. Pronto? Per l'altra, sì. Allora, con grande responsabilità. Beh, ce ne vuole. Voti. Ma direi che fanno concorrenza tutte e due a Sanremo. A ecco. Mengoni. A quindi? Però? Però? Prima. Burzum ha lasciato Burzum. Un segno. Grazie. Oh. Grazie. Grazie, buona giornata. Burzum, diciamo che inizia bene. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi duro il naso e voto il groove del secondo. Quindi ballo del popò pareggio, curandosi il naso. Ideologici. Grazie. Certo. Però, vedi, è una tecnica molto usata dall'italiano, votare tappandosi il naso. È una vita che voto così. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Complimenti comunque. Grazie. Allora, il ricordo di Maria Grazia voto per la... Il ricordo di Maria Grazia, che diciamo la verità, era un fior di Donnino, Quindi, Maria Grazia, Grazia, ciao, passa in testa col suo ballo del popò, 2-1, pronto, buongiorno. Buongiorno, Conigli. Buongiorno. Allora... Voto per la terza. Devo dire che è una scelta saggia. La seconda. Passa il turno a questo punto. E dovremmo risentirci. E quindi. Porca vacca. Grazie, ciao. Buon resto. Questa è democrazia. Ah beh, certo. Se lo scegliete, poi ve lo ritrovate. 8:21 minuti 32 secondi, cari amici, la seconda semifinale della Coppa Rimetti edizione 2011-2012. Allora, chi passerà questa selezione per accedere in finale? Amici, lo scontro è duro, È difficilissimo oggi, sì. Naturalmente, come al solito, deciderete voi. Primo brano, il primo semifinalista, Francesco Niente con il brano Mutandine. Vai, Francesco. Ai. Cabello. Hai sparato. E vai con ora la disco dance. Ora sì. Molto disco dance. Oh, 1, 2, 3, 4. Ed è subito Samantha Fox. Anche se Francesco Niente ha meno seno, francamente, della vecchia Samantha. Un brano moderno, un brano freddo. Dio, moderno proprio. Ragazzi intelligenti, pronti a tutti i cambiamenti, mutandine. Sì, hanno cambiato. Non si fissi però. Ragazze emancipate, non si sono mai fermate. Mutandine. Leggermente monomaniaco, ecco. Vi dico sul filo, proiettate nell'asciutto futuro. Ecco, nell'asciutto futuro è meglio asciutto che mutandine. Certo. L'elasticità vi è propria. Propria? L'aderenza? È mutandine. L'adattabilità. Ma come l'adattabilità? La trasparenza. Beh, se c'è è meglio. Proprio lui le ha studiate proprio. Mutamenti di che? Ma di che? Mutamenti. Ogni tanto vanno cambiate. Sì, l'igiene. Cambia. Mutandine, cambiate. Almeno una volta, diciamo, ogni 3-4 giorni. Non mangiano mai. Le mutandine. No. Non bevono mai. No drink. Non sognano mai. No dream. Non dormono mai. È inevitabile. No sleep. Un genio. Un genio del male. Ogni cambiamento un cromatismo ben preciso. Mutandine. Però ti prende, un po' ti prende. All together. Le fasi della vita. Lo dico? Non son sempre. Lo dico? Mutandine. Grande. Basta, grande, fermiamolo, brano, grazie. Grande. Francesco Niente, ma a questo brano così forte si contrappone un brano fortemente romantico. Sì, l'amore giovane. Bravo. Forced Fatenigo, sì? E ripeto, Forced Fatenigo ci propone 3 metri sopra il cielo. E vai! Volare con te! Mamma mia! Volare con te!
Io voglio te perché sei tutto me. Sei tutto. Voglio volare da Ponte Milvio. Sognare con te. Sognare con te. Sei te che fai battere il cuore a me. A me. Non ve prendete quelle pillole, ragazzi, perché? Come si lamenta brutto, però. Ormai ho capito che siamo fatti apposta per restare. Ho lui sì, è molto proscimmia di Roma Nord. Mi fai stare bene. Voglio che tu sia sempre mia perché tu sei tutto me. Io sono incredulo. Voglio te. Ma questo è. Te lo dico due volte, sai perché? È perché? E oramai io e te una cosa sola, un sogno vero amore con te. Volare. 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 Quando sei con me. Ma non mi fa parlare, guarda. Basta, fermatelo, grazie. Amici, grandi. Assumetevela voi questa responsabilità. Chiamate l'800 050 222. Ma sempre in grande democrazia. In assoluta pronto, democrazia. Pronto, buongiorno. Pronto. Buongiorno. Sì. Buongiorno, volevo votare da prima, ma c'è la seconda che sembra Nick Vendola quando parla. Lo so, ma chi sceglie allora? La seconda. La seconda. La seconda. 3 metri sopra ciao, il cielo. Grazie, 1-0. Buona giornata. 1-0. Allora. Pronto, buongiorno. Pronto, da prima. Da prima, pareggio. Due uno pari, ciao. 1-1, andiamo avanti. Tutti uomini, Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Per chi voti? Mutandine. Mutandine. 2-1, grazie. Ciao, grazie, buona giornata. Una partita molto tesa. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sappiamo che sei lì. Buongiorno. 3-2-1, attacco. Mutandine, allora il maniaco. Passa ciao, il turno, passa ciao. Il turno un po' mi amareggia perché io, adesso posso dirlo, ti favo per 3 metri sopra il cielo. Beh, sai, perché i giovani vanno sempre incoraggiati, vanno questi incoraggiati. Nuovi talenti. Oddio. Vanno incoraggiati con i talent show, con vanno incoraggiati X-Factor, con, O vanno stroncati anche certe volte, però, insomma, passa il turno, Mutandine. Vabbè, quello è. Francesco, niente, sono le 8, 26 minuti, 20 secondi. Attenzione, amici. E beh, è Coppa Rimetti. Ognuno sta sulla terra con l'orecchio trafitto da un sol diesis. Ed è subito Coppa Rimetti. Oggi torna a gareggiare una grande protagonista delle Coppe Rimetti degli anni scorsi. In veste di sfidante, il che dimostra la freschezza della sua proposta, è Maria Sole. È un big, Maria, una big. Con un brano dal titolo Regne, 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 Gne. Una cosa del genere, Maria Sole con la sua sprizzante creatività, sentiamola. Vai, vai, vai. Questa si balla, Il concetto è chiaro. Lo dico presto a te. Te lo dico presto a te. L'ha detto a te, eh? Lo dico al benzinaro. Io non sono e lui mi dice quanto. Lo dico all'indovina. E lei mi dice come. Lo dico alla mia mamma. E lei mi dice dove. Lo dico alla portiera. Diciamoglielo. E lei mi dice allora. Ma all'infermiere, quando lo dico? Lo dico alla fornaia. E lei mi dice vero. Lo dico alla vinaia. Diciamoglielo. E lei mi dice aspetti. Ma è un genio. Lo dico al saluniere. Va bene. E lui mi dice forse. Saluniere dubbioso. Tagliatosino però, eh. Lo dico al macellaio. Tutto il quartiere se fa. E lui mi dice ciorbole. Ciao formole. Lo dico al falegname. Però. E lui mi dice basta. Basta, beh, c'ha ragione. Falegname è uomo saggio. E lui mi dice mai. Mai. Lo dico al fabbricante. Vabbè. E lui mi dice adagio. Lo dico al calzolaio. D'accordo. E lui mi dice chiaro. Chiaro. Lo dico al verduraio. E beh. E lui mi dice fresca. Ma che cosa? Scusa. Lo dico al droghiere. Ma regnegne. E lui mi dice nafta. Lo dico alla merciaia. Bene. E lei mi io non so più come uscirne. Lo dico alla mia sala. Sembra la fiera dell'est. E lei mi dice corto. Che corto. Lo dico alla tintora. Basta, però, e lei mi dice sporca. Sì. Lo dico al fioraio. Te la prego. E lui mi esalta il dobbiamo andare avanti. Comando. Sì. Lo dico ai casalesi. Ma diciamoglielo. E loro. Ai casalesi. Diciamolo noi. Tu vuoi troppo? Vuoi un forno, una bicicletta? La bicicletta al forno fa schifo. Dai, grazie Maria Sole. Grazie.
Ma il campione in carica è Pnois V. Una cosa del genere. Sì. Funziona così. Vai, vai, vai. Prego. Funziona così. E funziona così. Ecco. Funziona così. Eccone un altro. Diciamo così. Che oggi la Coppa Rimetti sembra un gym, un centro di igiene mentale. Funziona però così. Dai, l'arte funziona così. Così. Funziona. Funziona così. Funziona così. Funziona così. Ma come funziona? Funziona così. Ah. Così, funziona così. Ma così come? Funziona così. Funziona così. Funziona così, yeah. Funziona così. È trascinante. Funziona così. Non sempre tutto va a seconda del piano. Quanto è vero. Quando la porti in spiaggia, i lupi te l'allumano. Poi prima della cena, lo struscio è lungomare. Sì. Lei ha peano alcolico, tu pensi a limonare. Poi l'amica sua sta male e deve vomitare. Ma che schifo. Vabbè. Che due dita in gola. No. Medio sale, dopo la doccia fredda, la banda si riunisce, la disco pompa il buncia, la testa mi impazza, mi lancio con un'altra, la vedo che sorride, è un bel rap, attacco che la slancia tra i cessi delle amiche, ecco. Infami dalla carica e sì. Parto all'arrembaggio, la tipa non mi calcola ed esce con un gaggio, la sfiga mi perseguita, è un po' sì. Ogni tipa mi eccita, tradito dall'estate o tradito dall'estetica. E funziona così. Funziona così, eh. E funziona così. Purtroppo funziona. Non funziona così. Benissimo, eh. Funziona così. Funziona così. Grazie, basta, portatelo grazie, via. Grazie, grazie. Amici, grazie. Coraggio, votate per un brano o per l'altro. Chiamando l'800 050 222. Sentiamo. Sentiamo il vostro apporto generoso, non avete parole. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono molto new e poco entry. Lei è psicopatica, signora, e no, può, no, essere, per chi, per può, essere, può essere curata, diciamo, da un'apposita struttura. Vabbè, diciamo. Cioè, funziona così. Pronto, funziona buongiorno. Così. Sì. Sì, ciao, sono Antonella. Buongiorno, Antonella. Gna. Non hai avuto dubbi, questo ti fa onore, grazie. Ciao, Antonella. grazie. Ciao, beh, il brano shock ha colpito molto. 800 050 222. Pronto, buongiorno. Un extraterrestre. Voti! Dica! Non c'è, voto nullo, andiamo avanti. Niente, pronto, ciao. Sono io? Prego. Ciao. Prego. Per chi voti? Grazie, 2-0 per Ciao, Maria Sole. Era lei stessa, in persona. Secondo me, sì. 800 050 222. Pronto, buongiorno. Ecco. Dica. Ecco fatto, vabbè. Non c'è gioco, non c'è storia. Grazie, buona giornata. Passa il turno Maria Sole, 3-0, eh. A mani basse proprio, Oggi torna a gareggiare una grande protagonista delle Coppe Rimetti degli anni scorsi. In veste di sfidante, il che dimostra la freschezza della sua proposta, è Maria Sole. È un big, Maria, una big. Con un brano dal titolo Regne, una cosa del genere, Maria Sole con la sua sprizzante creatività, sentiamola. Vai. Lo dico all'indovina e lei mi dice come. Lo dico alla mia mamma e lei mi dice dove. Lo dico alla portiera e lei mi dice allora. Ma all'infermiere quando lo dico? Lo dico alla fornaia e lei mi dice vero. Lo dico alla vinaia. Diciamogli. E lei mi dice aspetti. Ma è un genio. Lo dico al saluniere. Va bene. E lui mi dice forse. Dubbioso. Tagliatino però, eh. Lo dico al macellaio. Tutto il quartiere se fa. Lui mi dice ciorbole. Ciao formole. Lo dico al falegname. Però. E lui mi dice basta. Basta, c'ha ragione. Falegname è uomo saggio. E lui mi dice mai. Mai. Lo dico al fabbricante. Vabbè. E lui mi dice
dice adagio, lo dico al calzolaio. D'accordo. E lui mi dice piano, lo dico al verduraio. E, beh? E lui mi dice fresca. Ma che cosa? Scusa. Lo dico al droghiere. E lui mi dice nappa. Lo dico alla merciaia. Bene. Io non so più come uscirne. Lo dico alla mia sala. Sembra la fiera dell'est. E lei mi dice corto. Che corto? Lo dico all'attintore. Basta, però, grazie. E lei mi dice sporca. Sì. Lo dico al fioraio. Te la prego. E lui mi esalta il dobbiamo andare avanti. Comando. Sì. Lo dico ai casalini. Ma diciamoglielo. E loro. Ai casalini. Diciamolo noi. Tu vuoi troppo? Vuoi un forno, una bicicletta? Un Una bicicletta al forno fa schifo. Dai, grazie, Maria Sole. Grazie. Ma il campione in carica è Pnois V. Una cosa del genere. Sì. Funziona così. Vai. Prego. Funziona così. E funziona così. Ecco. Funziona così. Eccone un altro. Diciamo così. Che oggi la Coppa Rimetti sembra un gym, un centro di igiene mentale. Funziona però così. Dai, l'arte funziona così. Funziona. Funziona così. Funziona così. Funziona così. Ma come funziona? Funziona così. Scusi, Funziona così. Ma così come? Funziona così. Funziona così. Funziona così, Funziona così. È trascinante. Funziona così. Non sempre tutto va a seconda del piano. Quanto è vero. Quando la porti in spiaggia, i lupi te l'allumano. Poi prima della cena, lo struscio è lungomare. Sì. Lei ape analcolico, tu pensi a limonare. Poi l'amica sua sta male e deve vomitare. Ma che schifo. Vabbè. Che due dita in gola. No. Medio sale, dopo la doccia fredda, la banda si riunisce, la disco pompa il buncia, la testa mi impazza, mi lancio con un'altra, la vedo che sorride, è un bel rap, attacco che la slancia tra i cessi delle amiche, ecco. Inframi dalla carica e sì. Parto all'arrembaggio, la tipa non mi calcola ed esce con un gaggio, la sfiga mi perseguita, è un po' sì. Ogni tipa mi eccita, tradito dall'estate o tradito sì. Dall'estetica e funziona così. Funziona così, E funziona così. Purtroppo funziona. Non funziona così. Benissimo, Funziona così. Funziona così. Grazie, basta, portatelo via. Grazie. Amici, grazie. Coraggio, votate per un brano o per l'altro. Chiamando l'800 050 222. Sentiamo il vostro apporto generoso, non avete parole. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono molto new e poco entri. Lei è psicopatica, signora, e no, può, no, essere, può essere curata, diciamo, da un'apposita struttura. Vabbè, diciamo. Cioè, funziona così. Pronto, funziona buongiorno. Così. Sì. Sì, ciao, sono Antonella. Buongiorno, Antonella. Gna. Non hai avuto dubbi, questo ti fa onore, grazie. Ciao, Antonella. grazie. Ciao, beh, il brano shock ha colpito molto. 800 050 222. Pronto, buongiorno. Un extraterrestre. Voti! Dica! Non c'è, voto nullo, andiamo avanti. Niente, ciao. Pronto, sono io? Prego. Ciao. Prego. Per chi voti? Grazie, 2-0 per Maria Sole. Era lei stessa, in persona. Secondo me, sì. 800 050 222. Pronto, buongiorno. Ecco. Dica. Ecco fatto. Vabbè, non c'è gioco, non c'è storia. Grazie, buona giornata. Passa il turno Maria Sole, 3-0, Mani basse proprio, Coppa Rimetti, diciamolo. Coppa Rimetti, ci prendiamo le nostre responsabilità. Abbiamo un brano nuovo. Nuovo. Lo sfidante. Sì. Di chi si tratta oggi? Chi è? Il giocattolo. Canta Ti ho visto piangere. Ah, proprio il giocattolo è il nome. Il nome del gruppo. Artista, sì. Vai. Ti ho quando vista te piangere. L'ho chiesto, mi hai detto dai. Che domande fai? Amo te. Che me lo chiede a fare? Ma qualcosa c'era in te. In te che? Di non so che. Adesso l'ho capito. Che cos'era? Adesso so cos'è. Cos'è? Ti ho vista piangere per lui. Ah, per lui piangeva. Ah. Allora, amico mio. Lascia perdere. Più che mai. Ma per allora, lui. Costui è un cornutaccio, allora, chiedo scusa. Sì. Ha mai pensato di arbitrare in Serie A? Mi scusi se... No, che lei l'aveva pure rassicurato. Ma pensa dai, ma ti pare? È la storia di un uomo che l'ha vista piangere per un altro, Vediamo se adesso, dato che ci si trova, la fa piangere anche per sé. Con un paio di buffettoni, diciamo, ecco. Ora che ho capito... L'hai capito, Cercherò
cercherai altrove, no? Meglio di trovare quel coraggio. Quel coraggio? Per fare che? Oddio, per tagliarsi le corna, no. Non farti troppo male. Non gli fare male. La vuole strozzare. No, 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 non si fa. Anche se dimenticarti, certo non saprò, Ti ho vista piangere per lui. Molto orecchiabile, grazie. Grazie al giocattolo. Giocattolo. Ma veniamo al campione in carica. Una signora. Forte, forte. Valentina Farci. Succhiati una menta. Sentiamola. L'altra volta ha trionfato. Eh sì. Vai Valentina. Oh, oh, ah, ah. Molto disco music. Beh. Ecco, io. Induce allo. Se può bastare così. No, no, ancora non ha cantato. Non ha cantato ancora. Però sì. No, non dica brutte parole. No, per favore, signorina. Falla cantare. Ma succhia di una menta. Dillo subito però, Sbaglia anche con quella testa. Succhiati una menta. Metà. Che sia bella fresca. Bella fresca però, Mega doccia più sfiga di una settimana. Veramente no, no. Mi ricorda la prima Fiordaliso. All'ultima moda, anche se qualche cosa l'ho adattata un po'. Mezzanotte al muretto, poi si parte di brutto, tutti in compagnia. Beh, una vitaccia così. Beh, però, tutti sul muretto, ma che? Qualche stupido inizia. State ballando, immagino, Beh, per forza, come fa? È irresistibile. Grazie a Valentina Farci. A questo punto, amici, sta a voi. Sì. Scegliere tra un brano e l'altro. 800 050 222. 22. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì. Succhiati una menta. Menta. Grazie. Grazie. Anche per l'esitation. La pausa, sì. Pronto, buongiorno. 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 Sono una new entry, molto Ecco, purtroppo succede. Possiamo pronto? Consigliarle di succhiarsi una menta. Pronto, se buongiorno. Datemi una menta! Ale, sì, insomma, datemi. Due. Quella datemi un martello, veramente. Ciao, comunque, grazie, vabbè, grazie. Buona giornata. Ancora. Pronto, buongiorno. Salve, buongiorno. Succhia di una menta. Basta, è non trionfo. Non c'è gioco, non c'è gara. 3-0, 3-0. Vince Valentina Farci. Ciao, grazie. Ma vi avevamo promesso la Coppa Rimetti, eccola, amici. Ecco, campionato di musica. Appena ripreso da Sanremo. Lo so. Partiamo, c'è un campione in carica, ma c'è uno sfidante. Nick Lameri. Nick Lameri. Voglio un uomo. Oddio, somiglia a Tina, anche Tina cantava Voglio un uomo. Quello era un uomo. Questo è solo Voglio un uomo, gli basta anche meno di Tina. Vai Nicla. Che uomo vuoi? Ma che l'ordinazione, Che ne so. Un sound un po' antico, un brano antico, dell'81. Ma non insignificante. Una bambola bionda le teneva compagnia. Quando la notte mi faceva paura, al buio diventavo più bambina. Diventava più bambina al buio. Poi una sera, guardando il mio specchio, che mi scoprì qualcosa in più. Qualcosa in più? Le bocce, probabilmente. Spensi la luce, sognai al mattino. La bambola non c'era più. Non c'era più la bambola, più chi c'era? Voglio un uomo che mi accenda la luce. Un elettricista, diciamo. Sto preso la voglia di fare, stringere forte se pensieri e volare. Quando mi ami. Ce l'hai passata da bambina a Voglio un uomo, datemi un uomo. Un uomo, cioè ha saltato tutta l'adolescenza. È un idraulico, no? E poi mi chieda di poterlo capire. Stringere forte se pensieri e volare. Voglio volare. Falla volare, va. Nick Lameri, Voglio un uomo. D'altronde quando arriva l'età dell'ormone. È così, È difficile controllarsi.
E fai la hostess, fai la hostess e voli. Grazie a Nick Lameri. Ma adesso il campione in carica, Franco Ricciardi, mm-hmm. Un brano straziante, una problematica familiare. Mia cugina. Sentiamo. Vai Franco. Live. Sì, lui si esibisce in pubblico, ecco. Io confuso dalle grida della folla che non mi ci abituo mai. Non ti ci abituare, Franco, che è meglio, eh. Quella ragazzina in prima fila con un viso in destra. Ah, lo guarda dalla prima fila, bella, eh. Bella, bella, bella. Mentre le altre gridano il mio nome, fissa gli occhi su di me. Essa lo guarda, lo spoglia con gli occhi. Poi finita la serata dentro il camerino ci ritrova. Lei va nel camerino di lui. Bella da morire, che così lo giuro non ne avevo viste mai. Buttati, buttati mai, E quel bacio lungo da impazzire è stato un gesto inevitabile. Gli è saltato addosso. Praticamente. Tutto così bello fino a quando non marizza la verità. Che quale ha verità? La verità, la verità. Oddio, ma quella che ho baciato era mia. In un manicure era piccolina. Quella era piccolina. E 10 anni che non la vedeva. Oddio, ma guarda un po' che stronze mia. No, non no, è così, no. Lei l'hai baciata te. Non si fa. Chissà se il tempo può cancellare la cugina di Franco Ricciardi. Alla votate 800 050 222. Da questo momento. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Pronto. Pronto, ciao Conigli. Sì, buongiorno. Per chi voti? È mia cugina. 1-0. Mia cugina. La cugina piace sempre. L'incesto non voluto. No, ciao. Beh, mia cugina è quasi incesto, voglio dire. Quasi ci vuole la dispensa, in teoria. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Non se l'è sentita. Voto nullo. Di votare per la cugina. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Allora. Ma che pensate che con mia cugina Nino D'Angelo veniva scartato al festival? No, secondo me vinceva. No, purtroppo non l'ha presentato. E tu voti quindi per mia cugina? Franco Forever. Franco, 2-0 per ciao, la cugina grazie, di Franco. Buona giornata. Andiamo avanti, amici. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, la cugina. Eccola la cugina lì. Trionfa da ferma. Trionfo grazie. Della cugina. Ciao, grazie. Buona giornata. Indubbiamente la cugina. Avevamo promesso, cari amici in ascolto, alle 9:25 minuti, tondi tondi, la Coppa Rimetti. Eccola. Eccola. Eccola, due brani si scontrano, due brani ripugnanti. Voi sceglierete chi vince e poi Pino e Carlo daranno il premio della giuria di qualità, il premio della critica. Allora, partiamo dallo sfidante, un brano commovente di Lorena Giordani, dal titolo La Zingarella. Vai, Zingarella. Per favore, Sono zingara orfanella, ho vagato per le strade estendendo la mia una mano. È bellissima. Bambina, ci avrà 40 anni. Una nana. Un giorno una signora dall'aspetto elegante per la strada mi fermava e mi sussurrò così. Così, così. Zingarella, zingarella, zingarella. Sei carina, tanto bella. Mi fai pena, mi fai pena. Quando canti, no. Questa vita non fa per te. Questa vita non fa per te. Zingarella, 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 zingarella. Vieni a vivere con me, mia piccina. Sarai bella, elegante più che mai. Una mamma per te sarò. Una mamma per te sarò. Grazie. Commovente, commovente. E questa è prima della Fini-Bossi, è stata incisa. Certo. E questa è la sfidante, ma il campione in carica è un brano veramente straordinario. Sì. Pino, ti prego di ascoltarlo con grande attenzione. Volentieri. Perché è un brano di Enzo Romano che tu sicuramente conosci. Ma come no? Una coppia che si separa. Chi non conosce Enzo Romano? Una coppia che si separa e lui canta Dammo Cane. Perché lei litiga su tutto. Ma allora non è di Roma. No, è napoletano. È romano ma è napoletano. Dammo Cane, sentiamo. Tutto ma viva fa. Tutto ma viva fa. Tutto. Tranne do purta priessa puro cane. Tranne purta priessa puro cane. Sto cane ma voluto troppo bene. Troppo bene, troppo bene. E' stata male,
che tragedia, sentite l'urlo di disperazione. Dammo cane, dammo cane, tiene da tutte cose, tiene da tutte cose, dammo cane. È bellissima, una poesia, è una poesia. Senti come soffre lui. Stupendo, è bellissima. Fa che il capo tu, dai con chi vuoi tu. Però ma dammo cane, basta, 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 basta. Stupendo, ma questo non c'è, è imbattibile. Allora, però non influenzate, voi siete giuria di qualità, non influenzate il pubblico che adesso chiamerà l'apposita linea 800 050 222 e voterà. Sentiamo da questo momento. Vox Populi, Vox Populi. Pronto, buongiorno. Mondo cane. Mondo cane. Mondo cane, dammo cane. Come mondo cane. Una zero, mondo cane, come mondo cane. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Mondo cane. Mondo cane 2 a 0. Non è mondo cane. Vabbè, come fosse. Vogliono imprecare. Ciao, ciao. Va bene. Ecco, pronto? Ancora. Buongiorno. Sì, buongiorno, pronto? Prego. Sì. Per chi voti? Dammo cane. Dammo cane. E vince a mani basse Dammo cane. Ma sentiamo. Cappotto. Si stavano, grazie, consultando, ciao. Pino e Carlo. Allora, Pino, la giuria di qualità, a chi dà il premio della critica? Secondo me sicuramente, cioè Dammo cane è imbattibile. Io credo che vincerà poi anche la Coppa di Meriti, sì, tu dici. Ma sì, ma Zingarella dai, non è all'altezza. Non è all'altezza. No, no, no. Dammo cane è veramente un Dammo brano. Cane è... Oggi abbiamo due brani davvero interessanti, nuovi da proporvi. Il primo lo canta Clara. Clara? Dice Clara, Clara chi? Clara. A Clara e basta. Non ha voluto, per ovvi motivi, dare anche il cognome. Canta La Vongola. La Vongola. Godiamocela. La Vongola. La Vongola. La Vongola di Clara. Ma La Vongola de mare? Adesso, ti prego. È di mare sì, La Vongola, no. E senti, wow wow. Bene, grazie. Beh, sì, sì. È così. Ballando si dondola. Come una vongola. Ti muovi come una vongola. Ma com'è? Come si muove la vongola? Sotto il sole si dondola. La vongola non si muove. Al massimo si apre quando la metti nell'acqua, sì, col sale. Ma di che segno sono? Nel piatto con la pasta. Però sai che non mi dispiace. Beh, è un brano estivo. Beh, diciamo. Certo, non la prenderà bene l'impepata di cocce. No, non la prenderà. Nell'oscurità. Non è che è un'ardita metafora. Non lo voglio sapere. Come sta? Bene, grazie. Ma è vongola verace oppure allevata? È allevata, mi sa. Vongola, ti muovi come una vongola. Ma se c'è una creatura, poveraccia, che non si muove, la vongola, sì, povera disgraziata. Grazie, grazie a Clara. Grazie, ma grazie, veniamo, grazie. Questo è un brano vagamente estivo e anche allegro. Si contrappone un grande cantautore italiano, Giovanni Lazzareschi. 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 Lazzarun. Giovanni Lazzarun, lo chiamiamo fra di noi, diciamo che siamo suoi seguaci, canta Una come te. È un brano di sofferenza, sentiamolo. Già soffre. Già proprio le prime tre note. Nella musica, già nell'intro. Soffre, esatto. È passato un anno da quel giorno. Quale giorno? Che... tu lasciasti me. Tu sia chiaro, tu lasciasti mia, me. Questo soffre ma tanto. Ma però mi sembra ieri. Ma però non si dice. Vabbè, adesso. Ma ieri. Ieri proprio. Non è ieri, è un annetto fa. Io in tutti questi giorni. Che hai fatto? Si può dire? Ho pensato sempre a te. Proprio chiodo fisso. E a quegli splendidi momenti. Quali particolarmente? Quelli? Vissuti con te, mi immagino. Con te. Lo vedi? Potevo fare il paroliere. Tu dicevi sempre che mi amavi. Ma lo dicono in genere, si dicono, cose che si dicono. Fino a quel giorno.
che un anno fa che sei fuggita insieme a lui. E il cuore che ha fatto, hai spezzato non si... non è che a Giovanni non è che Boriello questo che canta con per favore no? Per favore a innamorarmi di te, sono cose che succedono Giovanni. Però c'aveva il resto, sì. Come te. Non è male, non è male. Grazie a Giovanni Lazzareschi, portatelo via che sta soffrendo. Allora, un brano allegro, un brano di profonda introspezione sentimentale. 800 050 222, votate, votate, votate. Votate. Pronto, buongiorno. Buongiorno. La vongola. La vongola è piaciuta, 1-0. Grazie, ciao. Sai, la vongola, piace, c'è poco da fare. Pronto? Buongiorno. Dica. Sì, per chi voti? La vongola. La vongola raddoppia, grazie. Grazie, la vongola, ciao, buona giornata. Allunga 2-0 per la vongola. Sentiamo ancora una telefonata. Pronto? 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 Dica pure. La seconda. Cioè una come te. Una come lei te. Lei è una creatura sensibile, me lo faccia dire, grazie. Grazie, grazie. 2-1. Ancora. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. Sono Vittorio. Caro Vittorio. Allora, la seconda assomiglia a Toto Cutugno, quindi voto la prima. E quindi passa il turno. La vongola. 3-1. Grazie. Grazie, ciao. Buona giornata. Ciao. La vongola si propone fortemente. Dispiace per Giovanni Lazzareschi, ma Ubi Maior, Lazzareschi's Jesset. Attenzione, è il momento di una nuova... come dire, una nuova tornata di Coppa Rimetti. Allora, altro round della Coppa Rimetti, iniziamo dallo brano sfidante, come tradizione. Sì. Di chi si tratta oggi? Si tratta di Giorgia G. Nova. Mm-hmm. Ora, quel G non so cosa voglia dire. Non lo so. Che vuol dire G? Che ne so. Grossa Nova. Può darsi. Non lo sappiamo. Comunque canta Le scarpe rosso fuoco, sentiamo. Vai Giorgia. E che? Ansima? Mi gode in apertura. Giorgia, dica. Giorgia, lei non può solo gemere, mi scusi. Forse G sta per gemito. E mi scalperò rosso fuoco. Bene. Sono quelle che tu hai regalato a me. Sì, il rosso del mio amore che per te io ho nel cuore. Amo te. Amo te, te. Ama solo te. Ama solo dose, diciamo. Che c'entro? Mi ha detto te. Ha detto te. Può essere chiunque. Ma che c'è? Quelle scarpe rosso fuoco. Ha messo, sì. Le stesse e le regalavi a lei. Perché lui le regalava tutte e due. Due paia uguali. Scritta la baciarmi sulla bocca. Ora so. Sei rimasta male. Beh, certo. E stesse scarpe la tutte e due. Amore, amore mio, ora mi vendicherò. Su di te io farò un gioco con le scarpe rosso fuoco. Con i tacchi a punta e spillo sul tuo cuore passerò. Quel tuo cuore scellerato, prima o poi ti spezzerò. Lo ammazza col tacco delle scarpe a spillo rosse. Lo ammazza a scarpate, diciamo. Ma è terribile. Ma neanche Diego della Valle, per dire, ci riuscirebbe. Ma è orribile. Grazie a Giorgia Gemito Nova. Ma è la campionessa in carica, lo sapete, è Roberta D'Angelo, che arriva quindi al terzo scontro oggi con Cinecittà. Vai Roberta. Cinecittà. Che bella città. Che bella città. Sì, è un quartiere però. Bella città. Ma è... Cinecittà. Erano sperimentale. Cinecittà. Dica. Che bella città. Nella città. Nella città che cosa c'è? Cinecittà. Sì. Qualcuno cammina. Sì, se non gli taglia le gambe, sì. Con un motorino rotto che ogni tanto fa un botto. Pure. Cambiano le carte in tavola, con un asso nella manica, moltiplicando i pesci e pure i fessi. Non dica così, per favore. Infiniti in sala muoia, gli altri soffocati dalla noia. Ma già l'ha imparata. Aspetta, qui fa però, attenzione. Città, questa è molto bella, attenzione. Nella città, Cinecittà. Mi piace la cosa. Dici che non è problema respiratorio. No. Nella città. Che cosa c'è? Cinecittà. Con un po'
d'amore. Di nascosto, con tanta paura addosso, come un cane, come senza, un cane. Osso, senza osso, con la rabbia che ti scoppia, con la voglia di tutto. Che ti prende. No, di tutto, ma di tutto in che senso? Brutto. Che brutto di tutto. Basta, grazie. Vox Populi est Vox Dei, votate allora, per un brano. Voi. O per l'altro. A voi la rogna della scelta, noi ce le laviamo le mani. Sì, ma 800 050 222. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Cinecittà sempre. Grazie, ciao. Grazie a nome, anche a nome di Via Tuscolana. Pronto, buongiorno. Cinecittà per il testo. 2-0, il testo è interessante. Ciao, testo grazie. Testo interessante. Pronto, buongiorno. Pronto? Dica. Sì. Scarpe rosse fuoco. Le scarpe rosse rimontano, grazie. Grazie, ciao. Ciao, grazie ancora. 800 050 222. Pronto, buongiorno. Cinecittà. Non dica altro. Spacca, questa canzone spacca. E quindi vince il terzo scontro e passa il turno Cinecittà. Ciao, grazie. Di Roberta D'Angelo. Adesso, amici, lasciamo l'amico Bialetti perché è il momento dell'orribile Coppa Rimetti, che fa anche rima. Se il grande concorso fra canzoni orrende che voi proponete, che potete proporre lasciando un vostro recapito sulla segreteria telefonica allo 06 3721 631, sempre via email coniglio@rai.it. Di spazzatura musicale ce n'è tanta, amici, ve ne sarete accorti, anche insomma vivendo la contemporaneità, diciamo così. Sì. Ma noi le mettiamo in competizione. Il campione in carica, lo sapete, è l'amico Claudio di Torino, con Nato Stanco di Baltasar. Buongiorno. Buongiorno Claudio. È sempre un piacere sentirvi. Il piacere è del tutto nostro, Claudio. Il tuo sfidante oggi è Alberto di Milano. Buongiorno, Alberto. Alberto. C'è, Alberto. Come Alberto. Alberto. Ecco. Buongiorno, ciao, Alberto. Buongiorno a tutti. Ti eri appisolato, Alberto. Si era bloccato, è normale. Allora, Alberto, partiamo dallo sfidante che ha allenato una squadra, devo dire, molto competitiva. Di che si tratta? Si tratta niente, era l'ultimo indiano con Lal Singh. Lal Singh canta, era l'ultimo indiano? Sì, Lal Singh. Vogliamo sentirla? Ok. E vai, mettila molto alta, mi raccomando. Lal Singh era l'ultimo indiano, ma è nel senso di pelle rossa? Credo di sì. Sentiamo. Vento, effetti speciali. Bufali, Manitou. Sì, inizio stornellante. Sono gli indiani, amici. Tipico inizio Apache. Comanche. Con la mancia, gli hanno la mancia. Se non c'è l'altro. Nel vento, ho capito solo nel vento. Già inizia male. In riserva come un 127. È in riserva come una vecchia panna, sì. Dovrà pagare. Dovrà pagare. Se lui tornerà, i venti girerà, pensi voleranno, pensi vinceranno, quanti comprerà, tutti uccideranno, e di nuovo il tailino non lo sarà. Io non ho parole, devo dire. E ti scalperà anche se si arrabbierà. Qualcuno pagare dovrà, attenzione. Il generale Custer lo sa. Il povero generale Custer lo sa. Era l'ultimo indiano e meno male, devo dire. Era arrabbiatissimo. Se ce n'erano altri. No, che tristezza. Alberto, ferma questo scempio. Dove hai trovato questo branino? Era un disco che ho io. È un gran bel disco. Però non è omologato dalle comunità indiane d'America. Spero di no. No, speravo di no. Non lo portare con te se vai nel Geronimo, guarda, sono guai. Alberto, comunque complimenti, ma passiamo al campione in carica. Rimani in ascolto naturalmente, Alberto. Okay. Claudio ci ripropone un classico. Aloha a te, caro Claudio. Nato Stanco di Baltasar. Certo. E sentiamocelo. Come lo volete, a 33 o 45? La velocità sua. Perché sei il ministro Lunardi che ci chiedi la velocità. No, lui è un 45. L'altra volta che ho vinto anche a 33. Hai vinto anche a 45. 45 è meglio. Allora andiamo, pronti? Sì. Eccolo che parte, Nato Stanco di Baltasar. Ha già vinto due match.
inizia normale, poi già non è più normale. La mattina è stanco più di prima. Sembro io stamattina. Sono proprio io. Sì. Come sono stanco. Questo sei tu. Questo sono io, sì. Il concetto è questo, eh. È un orrore, è un orrore. Claudio, grazie. Ferma anche tu lo scempio. Eccomi. Grazie. E adesso è il momento di Vox Populi. Le prime 5 telefonate che arriveranno in diretta in studio decideranno chi passa il turno. Allora, per esprimere il vostro consenso, il vostro voto a uno dei due brani, dovete comporre lo 06 37 51 6926. Grande tensione tra i due atleti in gara. Vai. Attacco. Attacca. Prima telefonata. Subito. Pronto. Buongiorno. Allora, gli indiani fanno più schifo, direi. Gli indiani fanno più schifo, quindi vota per gli indiani. 1-0 per gli indiani. Grazie. Grazie, ciao. Andiamo avanti, amici, è un duro match. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono Federica da Roma, nato stanco. Nato stanco, pareggia subito. 1 pari, grazie. Allora, andiamo avanti, amici, 1 pari. Pronto. Buongiorno, abbassi la radio. È proprio aspetto tutto, praticamente. Pronto. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Gli indiani fanno veramente più schifo. Gli indiani fanno più schifo, 2-1. Grazie, attenzione, partita tesissima. Pronto? Buongiorno. Nato stanco, ciao. Pareggio. Grazie, pareggio. Incredibile, un test a test. Questa telefonata è decisiva. Pronto? Buongiorno. Sono Claudia. Claudia, sì. Buongiorno. Ah, io voto sicuramente per gli indiani. E vincono gli indiani, spodestando il campione in carica. Incredibile. Era l'ultimo indiano, ma nato stanco poi verrà ripescato perché ha già vinto 2 incontri. Grazie a Claudio e grazie ad Alberto. Buona giornata. Ciao, ciao. Siamo stati in dubbio fino alla fine se fare o non fare questo spazio, se, perché siamo vicini a Natale, però molti ci hanno chiesto la Coppa Rimetti. E allora noi abbiamo detto sì, est vox populi est vox dei. Ma certo. E allora, amici, Coppa Rimetti, due brani ripugnanti segnalati da voi si affrontano in questo straordinario campionato che da oltre 10 anni è diventata una pietra miliare del nostro programma. Emiliana. Allora, attenzione, partiamo da il primo brano. Sono due brani nuovi, due donne, due prime donne, due first lady che si affrontano. Sì. La prima è Cristi, Ami Cristi. Ami Cristi? And okay, the bad... una domanda, Ami Cristi. Ami Cristi, sempre sia lodato. Ami Cristi and the Bad Sisters cantano Sì, lo so. Ma cosa? Lo sentiamo. Vai, Ami. Dopo Ami Stewart, Ami Cristi. Sì, lo so. Lo sa. Sì. Ma che cosa, scusa? È una pazzia amare te. Grazie. È vero. Tu non sei un uomo. E che? Un portavasi. Tu non sei un animale. È una bicicletta, è cos'è lui? Ma c'è qualcosa in te. In te che c'è? Particolare. Questo lo credo, Che mi fa bruciare. Bruciare. Sì. I microprocessori. Ah, sì. Saperlo prima. Sei fulminata, sì, quindi. Lo so. Lo sa. Quando mi fai quell'interfaccia. E gli fai l'interfaccia pure tu. Quando mangi la focaccia. La focaccia, con l'interfaccia. Vorrei scansionarti tutto. Tutto, ti scansiona tutto. C'è un doppio senso. Fronte, retro. E fronte anche retro. Se si potesse solo fronte sarebbe meglio. La DPI. Sì. Senz'altro. Fronte, retro. Fronte, a 2000 DPI. Sì. Senz'altro. Fronte. Abbiamo capito, solo fronte sarebbe meglio. 2000 DPI. Sì, ma solo fronte se si potesse, insomma. Prego. Sì. Lo so. Lo sa. Oddio, che fastidio. Che voglia di toccare il tuo corpo. Grazie. Io la interromperei qui. Extraterrestre. C'ha il tentacolo. Anche se. Sì. Anche se. Nelle tue vene. Che c'è? Non scorre sangue. No. Però se c'è il tentacolo. Finestre.
Poltiglia verde? Fronte retro, mi raccomando. Grazie. Signorina. Amy Christie si scontra con un gigante. Grazie, basta. Ecco, comunque il consiglio è cambi pusher, sì, perché non gli fa bene. Non fa bene, no. Allora, attenzione, questo brano si scontra con un veramente un gigante. Una vecchia conoscenza del Ruggito del Coniglio. Maria Sole ci regala, è un brano, mandati via i bambini per cortesia, sì, un brano impressionante. Mm. La donna, Dio, nonno, nonno, signore. Oh mamma. Questo è il titolo, vai Maria Sole. Un'enciclica, che è? Ti prego. Maria Sole. Pietà, pietà, signore. Mamma. La donna, Dio, ti uccide coi suoi principi, mondo, di ricca scorta, peso, sì, ma... di sue sevizie conto. Chiamate l'esorcista, rispettosa. Di conto, amore torto, a torto tuo di torto. Sì, di torto. No, 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 signore. No, 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 okay. La donna Dio ti pesa. Pesa, un po' pesa la donna. Fini ascolto, sì, di mondo sopra mondo. Ma l'italiano come fa? Poi infila il fiuto. No, non mi infili il fiuto, per favore. Ascolto. Oh, oh, oh. Ascolto, da te dosato molto, sì, a mio digiuno aspetto, senz'altro, a mio digiuno compito, sì, di vita solo corso, ma la donna pesa, mi scusa, di luce, di frastuono, sì, di Dio, sì, consiglio ascolto, ecco, no, 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 signore, no, 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 la donna Dio ti uccide, ecco, coi suoi pesanti semi, ah, di sua questi cosi, che c'ha davanti, due meloni di corso, di corso. No, 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 per favore, no, no, no. La donna Dio ti pesa. Ti pesa, di accuse, di riposo. Esatto. Di solo smercio seco. Allora, del nome, signora, tuo signore. Noi la stimiamo, però non è possibile. No, 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 anche io dico no. No, signore. La donna Dio ti pesa. Ti pesa, ti pesa. Poco da fare. Dei suoi confini peso. Peso, di luce, amore, guida. Senz'altro. Di voce, suono, ascolto. Moralità di corsa. Grazie, basta così, Maria Sole, grazie. Allora, certo, amici, sono un po' solate tutte e due. Devo dire che è un. Una si ispira all'altra. È un bello scontro. Allora, niente. Vediamo, il vecchio o il nuovo? 800 050 222. A voi. Questo scontro tra. Pronto, buongiorno. Molto Maria Sole, buongiorno. Maria Sole, grazie. Forever. Ciao, 1-0, grazie. Maria Sole, grazie. Questa è fede, però. È fede, fede. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. 3, 2, 1, attacco, ciao. Ancora, andiamo avanti. Pronto? Buongiorno. Per chi voti? Agatha Christie. Agatha Christie non si è ancora candidata. Ami Christie. Quando Ami Christie, Agatha Christie. Vabbè, 1-1, ciao, ciao, ciao Agatha Christie. No. Ma come Agatha Christie? Va. Pronto? Buongiorno. Ciao. Ciao, per chi voti? La lotta impari, Maria Sole. Maria Sole, 2-1, grazie. Paese ancora sotto shock, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ancora? Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, Maria Sole. E passa il turno. Passa il turno, Maria Sole, con la donna Dio, no, 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 signore. E quindi, fatevene una ragione, la riascolteremo. Lo slogan di Veronica è dime niente. Dime niente. Dime niente. Bello. Valentina invece, oggi basta. Un po' alla cieca, ma va bene. Ancora. Laura, il suo slogan è tanto io me ne vado in Australia alla faccia vostra. Ma come? Ragazzi, il sentimento patrio. Laura, dove? Ti prego, sentimento patrio che verrà rinforzato, io credo, dalla Coppa Rimetti. Yo-ho! Eccola. Allora, siamo entrati nella fase decisiva di questa gara a Bietta. A Bietta. E siamo il primo ottavo di finale, visto che iniziano a scontrarsi gli otto brani che voi avete fatto accedere a questa fase. Si tratta di due brani che conoscete, due brani che avete votato, due brani cui avete permesso, forse per debolezza d'animo, di arrivare a questo punto. Partiamo subito dal primo. È un brano di Luigi Giubbolini. Giubbolini. Giubbolini, come no, come no. Quanti delitti si commettono in tuo nome? Giubbolini canta fra il lusco e il brusco quando un pensiero ti porta fuori. Ma fuori in che senso? Lascia stare. Vabbè. Sentiamo, Giubbolini. Vai, vai. Giubbolini! Alzi presto la mattina, la giornata va in rovina. Ah, subito così. Ma sembra tutto da buttare. E ti riaccampare, ma quel giorno la musica è quella che ti capisce sempre, sempre, sempre ti capisci. L'unica amica che non ha giornate contro di te, quella che parla sempre con te, ma non cambia mai, perché c'è sempre qua. Ma c'era Giubbolini ieri al concertone, quando la aspetti, purtroppo lo hanno escluso, quando però per caso la senti, sarebbe stato adatto. Eccolo, vai, vai, vai.
Comunque con la chitarra è molto bravo, è virtuoso. C'è sempre una melodia, c'è una musica, Giubbolini, vai. Vai. Il giorno continua. Il lavoro ti chiama. Il lavoro ti chiama. Ma la passione per quella. La melodia ti resta dentro come la peperonata. La musica ti fa su. Su un altro pezzo si può allontanare. Non riesco a fermarlo, purtroppo. Su una musica migliore. Vabbè, qualcuno dovrà farlo. Chiediamo aiuto all'amico. Fermate Giubbolini. Tecnico, Simone, per cortesia. Ferma Giubbolini. Non bastare. Fermate, anche i lacrimogeni. Pietà, pietà, pietà. Ecco, questo era il primo partecipante, Giubbolini. Mm. La sua tecnica, diciamo, è la melodia ossessiva. Sì. Ma sentiamo chi si contrappone. È una canzone d'amore. Abbiamo voluto alternare due brani diversi, uno il malessere esistenziale dell'uomo contemporaneo, l'altro invece che canta l'amore, i grandi sentimenti. Pensate, si intitola Tre metri sopra il cielo. Ma dai, brano, come il romanzo, il film, eccetera, eccetera. Lo canta Forced Ftenico. Nico. Sentiamo. Volare con te, volare con te. Con te. Io voglio te perché sei tutto me. Mamma mia. Te me. Questo su Ponte Milvio, sì. Sognare perché, sognare perché te. Sei te che fai battere il cuore a me. A me, Quindi a lui, cioè. Ora a me questi giovani mi inteneriscono. Sì, anche a me. Ormai ho capito che siamo fatti apposta per restare. Ho capito che tu mi dai felicità e mi fai stare bene. Voglio che tu sia sempre mia bestia. Straordinario. Truzzo forte. Voglio te, voglio ma te. Ma te chi, scusa? Te lei, no, te te. Una donna capocciata in faccia io. No, che c'entra? Ho capito. Una cosa sola, un se c'è un affetto. Amore con te, volare. Si sente che ha studiato sto ragazzo. Cielo. Quando sei con me i tuoi occhi e i tuoi occhi noi mi guardano bravo. Voglio solo te e so i tuoi occhi ad hoc. Mi guardano ad hoc ti guardano cioè se ti guardava col naso era peggio. Guarda, ti guarda con gli occhi baciarti, abbracciarti abbracciamo la carta da dietro a tutta la serie di io lo sentirei benore giovane, giovane basta, portatelo via. Dategli una secchiata d'acqua. Diciamo che c'è la carica ormonale. Mamma mia. Sua scusante. Allora, attenzione amici, votate. Votate, guardate, questo è un voto delicatissimo. Sì, sì, delicatissimo. Importante, importante. Vediamo che dice il paese. 800-050-222. Sentiamo. Pronto, buongiorno. Allora, ragazzi. Ciao. Prego, buongiorno. Voto per la seconda. Tre metri sopra il cielo, 1-0, grazie. Ciao, grazie. È una romantica, ciao, è una romantica, ciao, è umano, ciao. È umano, è umano. È umano. Ancora. Pronto, buongiorno. Volare con te, volare non con dica te, altro, grazie. Tutto me. Questa grazie. Canzone spacca, spacca davvero. Devo dire che ci ha spaccato. Ciao, grazie, grazie. Grazie, che cos'è? Pronto, buongiorno. La prima tutta la vita. La prima, quando un pensiero ti porta fuori, grazie. Giubbolini rimonta, Giubbolini, buona giornata. La rimonta ciao. Di Giubbolini. Pronto, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Allora la seconda. Niente, 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 grazie. 3-1 per Tre metri sopra il cielo di Force F. Nico. E ancora una volta grazie, è l'amore che vince. Lo slogan di Vera. Ci siamo. Abbiamo temuto questo momento per tutto l'anno, ma adesso ci siamo. Ci siamo, sì. Finale di Coppa Rimetti. Oh, adesso nel giro di qualche minuto si decideranno le sorti di un torneo fra canzoni orrende che è iniziato già 10 mesi fa. È vero, è vero. Le due finaliste le scopriamo insieme. La prima che scende in campo è un brano, si tratta di un brano di Francesco Niente, ma veramente niente. Si intitola Mutandine e lo ascoltiamo. Prego. Ecco. Che è? Un colpo di cannone? Colpo di cannone. E vai con la disco dance. Potete anche dimenarvi se volete, eh? Ma se non volete, noi non ci offendiamo, no, eh? No, no, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, beh, senti qui. Beh, ha speso per realizzarlo. Sembrano i Rockets. Intelligenti, pronti a tutti i cambiamenti. Mutandine. Beh, vanno cambiate ogni tanto, certo. Ragazze emancipate, non si sono mai fermate. Mutandine! Si muovono, mi esalto.
Vi dico sul filo, proiettate nell'asciutto futuro. Cioè, uno le stende dopo la lavarsi. Mutandine. L'elasticità vi è propria. La trasparenza. L'aderenza. Ah, l'aderenza, chiedo scusa. L'adattabilità. Al limite. La trasparenza. Ah, vedi che c'era, trasparenza. Se c'è meglio. Mutamenti. Mutandine. Mutamenti, mutandine. Comunque veramente un grande. Cambia, mutandine. Cambia di. Ogni tanto, insomma. Non mangiano mai. No. Non bevono mai. No drink. Non sognano mai. No dream. Non dormono mai. No sleep. c'è tutto in questo brano. Poeta. Un cambiamento, un cromatismo ben preciso. Mutandine. Si intona la mutandina. Le fasi della vita non sono sempre in tinta unita. Mutandine. È vero, anche fantasia, tipo formigoni. Lo spettro della luce, delle volte incute molto timore. Bravo, un concetto profondo. Yes. Che colore le avete? Le emozioni. Ah, le mutandine, pensavo. Guardato le mie, via perché oggi. Grazie. Che colore le avete? Le mutandine. Alla fine questo voleva chiedere questo maniaco psicopatico, certo. Grazie a Francesco Niente per averci regalato grandi emozioni, ma adesso andiamo a un brano più romantico. Se quello di prima era l'amor profano, questo è l'amor sacro. Beh sì, è l'amore che va di Gabri Farinelli. Sentiamo. Vai Gabri. Grande chitarrista. Beh, è una musica amore che va. Questo amore che va. Va? Dove va? Dica. Ma c'ha qualcosa in bocca? Si stava mangiando in effetti. Che va amore che sarà? Si sta che? Masticando della pasta e fagioli. L'amore che va. Ma dove va? Dove va? È bravissimo. Dai monti e le pianure. Sì, monti, ha detto monti. È l'amore che va. Va? E uno ce lo manda alla fine, sì. È l'amore che va. Sì, abbiamo capito Gabri, però guagliamo dal tramonto all'alba. Dal tramonto all'alba, sì. 24 ore. E va per questa vita. Questa qui è donna. È donna. È donna? Sarà anche l'uomo, è lui. Ma è donna o uomo? Colui che va. Va. E qui purtroppo ha sbagliato l'accordo, eh? Vabbè, succede. Cielo infinito. Sì. Che dalla pianura ai monti. Ma sì, ai monti. Di nuovo dai. Torna Monti, sa di politica, vedi? Dal mare che sa. Che sa d'amore. Sa d'amore. Basta, però fermiamolo adesso. Grazie a Gabri Farinelli. Votate. È la finale. 5 punti ci vogliono per aggiudicarsi. Sì. La finalissima. Da questo momento 800 050 222. Votate. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Signora. Bentornata, cara. Cara signora. Grazie, cara. Cosa preferisci? Ma noi siamo visti da poco. Ah, vi siete visti da poco? Queste sono cose vostre, però, signora, non è possibile. Per tu chi vota? Per l'amor sacro o l'amor profano? Senti. La seconda, oltre a essere brutta, non si capisce niente. Niente. E quindi? Non la capisco. Non la capisci. Per la seconda. Quindi vota per la seconda perché non la capisce. 1-0 l'amore che va. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. Pazienza. Pronto, buongiorno. La seconda. Lai. L'amore che va. 2-0. Vedi, risposta secca. Ciao. È partita ciao. Di scatto, devo dire. Pronto. Buongiorno. Sì. Per chi vuole? Ah, sì, la prima. La prima? Sì, la prima. La prima. Grazie. Mutandine. 2-1. Le donne votano per Farinelli e gli uomini purtroppo vanno niente. Sulla mutandina. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mutandine, ciao. Ecco, vedi. Ciao, pareggio di mutandine, 2-2, partitona. Ciao. Pronto, buongiorno. Sono un po' indeciso. Lo capisco. Non è facile. Ma mutandine va. Mutandine un va. Vantaggio, 3-2, da 2-0, ha recuperato. Che rimonta. Partita molto aperta. Ciao, buongiorno. Mutandine, 4-2. 4-2, sì, in vantaggio. Oddio, come fossero i rigori praticamente. Siamo come ai rigori. Pronto, buongiorno. Amore,
Amorissimi. Amorissima. Buongiorno. Sono buongiorno. La signora Chiarina. Complimenti, certo. Grazie. Buongiorno, come cara stai? Chiarina. Tutto bene, viva. State buono tutto, un abbraccio forte, grazie. Forte, vi voglio tanto bene. Ma per chi vota, signora Chiarina? Le mutandine. Le mutandine. La mazzata finale. Vincono la coppa, rimetti. 2011-2012. Grazie, grazie. Il brano di Francesco, niente mutandine. Purtroppo non si può fare nulla ormai. Amici, ci siamo. Adesso partiranno due canzoni sbagliate, non una, pensate, perché è il momento della finalissima 2010 della Coppa Rimetti. Evviva, siamo ebbene, finalmente arrivati a questa storica finale della Coppa Rimetti edizione 2009-2010. Ebbene, due brani titanici si affrontano, due colossi della musica leggera italiana. Enzo Romano contro Maria Sole, una finale degna veramente di questa grande competizione che da 10 anni accompagna il paese. Sarete voi a scegliere chi vince votando per l'un brano o per l'altro. Partiamo da Enzo Romano. Vai. Un brano che ha commosso l'Italia. Sì. Dammocane! 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 Vai Enzo! Si è portata presso Ugana, qua qui. Ugana m'ha voluto troppo bene. Troppo, troppo bene. E non è stata passa. Con Matte, poi Ugana non chiede gli alimenti almeno. Dammocane, un uomo distrutto. Dai, stai. Ma la casa al mare no. No. Ugane. Non esce malamente, Dammocane. Sì. Esatto, ma. Dammo sto cane. Una cuccia pensavo io. Minzaglie e sta coperta. Ugane non lo vega, torna a me. Scusate, mi lascia andare. E allora dammo Ugane. A mio cane. Dategli sto cane. Se no non la smette di cantare e di lamentarsi. Dategli il cane, è suo. Ma è venuto il groppo. È un po' aggroppa questa canzone. Voglio cane e. E non m'importete. E non m'importete, grazie. Beh, gliel'ha detto. Un grande brano. Ma un altro grande brano si contrappone. Eh sì, anche se Enzo Romano mi sembra un po' il cantante favorito. Ma non aspetta, bisogna aspetta. Trascurare Maria Sole. Maria Sole che è una grande fuoriclasse. Sono io Alain Delon, sentiamo. Fuoriclasse nel senso che la buttavano sempre fuori, fuori dalla scuola, classe, sì. Allora Maria, che è questa storia? Ma sì. No, non sei tu, dai. Sì. Non solo a lei, pure Delon. 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 Una campana. Ma che la mucca. Alain. Ma forse non sei tu, vero? Ma mi sa. No, pensaci meglio. Forse no. Ma sei sicura? Ma bassi i toni, non tocchi. Giù con quelle mani, per favore. Il tutto? Il solo. Il solo che? Il solo. Il solo? Tutto. Tutto che? Grande. Delon. Sì, grande Delon. Alain. Delon. Vabbè, però. Delon, Delon, Delon. Oddio. Maria? Come fa brutto, Maria? Però. Ti prego, anche per tranquillizzare i parenti, Maria. Che fa? Delon. Alain. Delon. Ma se dicessi Belmondo?
Delon. No, no, Delon. Delon. Ok. Ok, che? Amen. Ok. Ok. Non la contraddire. Non la contraddire. Delon, Delon, Delon. Beh, si è inventata qualcosa, eh. Eccomi. Eccola, eccola. Delon. Allen. Abbiamo capito. Ma Basaglia che diceva di questo? Lascia stare, prego. Delon. E che ridi? Allora, grazie a questo punto, amici, sul meglio delle 5 telefonate, scegliete chi vincerà la Coppa Rimetti di quest'anno, 800 050 222. A voi la scelta. Ecco, prima telefonata storica, pronto! Buongiorno. Buongiorno, Dalmo Cane. Dalmo Cane. 1-0, 1-0. Grazie, buongiorno. Buona giornata. Buongiorno. Pronto? Pronto? C'è nessuno, chi attacco? Non se l'è sentita, non se l'è sentita. Pronto? Buongiorno. Pronto? No. Non se l'è risentita. Pronto? Pronto? Alain Delon. Pareggio, grazie. Pareggia Alain Delon. È Mario Sole. È Mario Sole. Ciao. Che ha chiamato. Pareggio, 1-1. Pronto? Buongiorno. Niente. Niente, probabilmente la linea è scheda intasata. Nulla, scheda nulla. È impazzita, proprio gli italiani vogliono votare. Pronto? Pronto? Sì. Dammugan. 2-1, grazie. La vicina di casa. In vantaggio, credo di sì. Vantaggio. Pronto? Pronto. Ma scusate, quelli del nonno coniglio. Non ci faccia perdere tempo, buona grazie. Giornata. Buona giornata. Andiamo avanti, ciao. Andiamo avanti, dobbiamo votare, grazie. Pronto? Alain Delon. Alain Delon. Via, 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 pareggia. È una partitura, 2-2. Pronto? Pronto, sono io? Sì, è lei, lei, dica. È una scelta dura. Io ieri sono stato in una giuria di un concorso canoro, per cui oggi è veramente difficile, però. Chi scegli? Però Maria Sole non si è eguagliata. Maria Sole sono... Maria Sole! È in vantaggio! Attenzione! Attenzione, grazie, ciao! Ancora, 3-2? Pronto? Non se l'è sentita. Scheda nulla. La linea è impazzita. Pronto? Pronto, Dalmo Cane, però Maria Sole rimane storica con... Vabbè, Dalmo Cane. Grazie, 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 grazie. Scusate, ciao, ma ciao, è ciao. Frenetica la corsa, 3-3. No, facciamo ora di pranzo, pronto? Buongiorno. Dalmo Cane. Dalmo Cane in vantaggio. 4-3, Dalmo Cane. Ciao, ciao, ciao. Pronto? Ciao, Alain Delon. Pareggio, la prossima è decisiva. La prossima telefonata. Attenzione. Finale tiratissima. Vai. Neanche i rigori mondiali, pronto? Buongiorno ragazzi, sono l'ultimo. Allora, la psicopatica. Sono il... Alain Delon. Ha vinto Maria Sole. Incredibile. Incredibile. Ciao. Grazie, ciao amici. Ci viene la pelle d'oca. Grazie. Vince la Coppa Rimetti 2009-2010. Sono io, Alain Delon, di Maria Sole. Colpo di scena, veramente. Incredibile. Cantiamola tutti insieme. Alain Delon. Porta bene anche agli azzurri, attenzione. Delon, Delon, il tutto che il solo, il grande, sì, perché l'ha mollato la moglie. Un trionfo, Delon, Delon, Delon. Evviva, evviva.